le nostre ospiti d'eccezione di questa sera. Soprattutto per far tanto capire sono anche arrivate a anche magari eccole, per far... eccole. Ciao. Ecco qui. Ciao. Sono arrivate anche Alison Regaglia e Miriam Picchi invece del Como Women qui a farci compagnia quest'oggi. Come state, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Bene, grazie. Anche voi avete finito gli allenamenti poco fa, vero? No, noi ci alleniamo alle 3, quindi abbiamo finito da un po'. Tanto vi ringraziamo tutte quante di essere qui, vi stanno facendo anche i augurando benvenuti anche dalla chat, sono tutti molto felici di avervi qua. Io inizierei subito con un paio di domande. Vi volevo chiedere, visto che entrambe siete arrivate quest'estate alla fine, al Como, rispondetemi pure nell'ordine che preferite, cosa vi ha convinto comunque ad abbracciare la causa del Como e del presidente Verga? Allora, io in estate niente, avevo un po' la volontà di cambiare, di andare via da Ravenna per insomma fare un passo in avanti, e niente, il progetto del Como mi è sempre piaciuto, penso che sia una società ben organizzata e strutturata, che abbia un presidente che crede nel calcio femminile, e quindi niente, io ho parlato con il mister in estate e sono stata quasi convinta di scegliere Como, infatti in pochi giorni ho deciso. Io, come ha detto Miri, anche a me mi ha convinto fin dal primo momento il progetto che mi ha imposto il Como. Diciamo che inizialmente, cioè, non è stato facile per me lasciare, tra virgolette, San Marino, perché comunque sono stati 3 anni con 2 promozioni di fila, quindi diciamo le emozioni che ho vissuto lì con le compagne di squadra e poi anche con lo staff, la società, mi sono trovata sempre bene, quindi su questo non posso dir nulla, anzi posso solo ringraziare. E per quanto riguarda la mia scelta, è stata più una scelta di mettermi alla prova io, cioè uscire dalla mia zona di comfort, perché dopo 3 anni avevo bisogno di nuovi stimoli, di fare un passo in là, magari un passo nel vuoto, perché comunque non erano società che stava nasce quest'anno, si può dire, perché è un organico totalmente nuovo, composto da uno staff totalmente nuovo e anche da diverse giocatrici che sono arrivate quest'anno. Devo dire che fino ad oggi sono molto convinta e felice della mia scelta, perché mi trovo molto bene sia con lo staff che con tutte le ragazze, quindi fino ad oggi sono convinta e felice della mia scelta. Miriam, vengo da te perché prima ne parlavamo. Tu vieni comunque da Ravenna, che è una squadra che è da anni, che è sempre lì e se la lotta nelle zone alte. Volevo chiederti un po' cosa senti di poter dare comunque al Como da un punto di vista personale, proprio magari dal punto di vista di questa esperienza che hai accumulato in Romagna. Allora, io di solito punto sempre al massimo, nel senso che ho scelto Como convinta che qui ci sia un progetto per fare bene, per vincere, ma comunque vedo partita dopo partita, nel senso che io spero che con questa squadra riusciamo a mettere ogni giorno un tassello in più e quindi arrivare a, diciamo, realizzare il nostro sogno un passetto alla volta. Penso che negli anni io ho accumulato un po' di esperienza su come magari gestire tutta un'annata calcistica, capire quali sono magari i momenti sì e momenti no nello spogliatoio, e quindi spero di poter dare a questa squadra quello che io ho imparato in questi anni, nel senso che spero che nei momenti difficili, che di sicuro arriveranno, spero di essere, diciamo, sempre quella figura positiva che cerca di dare alle altre un motivo in più per guardare magari al giorno dopo, all'allenamento dopo, la partita dopo, perché è quello che conta, che anche quando insomma si sbaglia, non si vince, si sbaglia un atteggiamento, un comportamento, però c'è sempre
modo di potersi rifare la volta dopo e quindi di guardare avanti, insomma. Faccio un po' la stessa domanda ad Alison, che appunto l'ha ricordato lei prima, viene comunque da due promozioni col San Marino, dalla C alla B, dalla B alla A, dove l'anno scorso tra l'altro ha giocato. Anche tu comunque hai collezionato un bel po' di esperienza, anche in massima categoria. Sì, no, di questo sono molto, molto felice perché penso che vivere le, diciamo, sensazioni di alcuni palcoscenici sicuramente ti fa crescere perché anche giocare con giocatrici di quel livello che comunque fanno questo sport appunto da professioniste, vengono trattate da professioniste e confrontarti con loro, secondo me, è stata una delle mie esperienze più belle. Infatti, cioè, la cosa che a me è piaciuta di più è stato il fatto di dire ok, vedere la Serie A come dire il sogno di tutte noi, magari poter arrivare lì e confrontarti, vedere il tuo livello rispetto a delle persone che lo fanno comunque come lavoro, si può dire. Io diciamo che ovviamente partita dopo partita impari anche a gestire le proprie emozioni, l'impatto con la partita, magari la partita più importante, la partita più critica e spero di poter essere d'aiuto anch'io attraverso il mio comunque comportamento alle mie compagne di squadra, sia nel pre-partita che non post-partita, che quando si vince che quando si perde. Io penso che una cosa che ho accumulato in questi 3 anni è stato il fatto di avere una mentalità vincente. Secondo me quella, se viene trasmessa in tutto lo spogliatoio, è proprio la pedina vincente. Perché con una mentalità vincente, anche quando le cose non vanno, trovi lo stimolo per andare Adesso questa domenica, perché abbiamo chiamato queste ragazze qui con noi? Perché c'è proprio Como Brescia, una partita sicuramente che è di cartello per il campionato cadetto. Come la state preparando? Sarà uno dei primi derby lombardi alla fine tra Cortefranca, Prosesto, Como, Brescia. La Lombardia fa un po' da padrona. A voi aggiungo anche un piccolo particolare. Voi non avete giocato questo weekend, la vostra gara è stata rinviata, vi chiedo se la vedete più come un pro perché avete magari riposato un po' di più o un contro perché comunque fa sempre bene, soprattutto all'inizio campionato, mettere un po' di minuti sulle gambe. Ora, io credo che da una parte, come dici tu, può essere un pro perché insomma, abbiamo riposato, però dall'altra parte è importante giocare, è importante trovare i meccanismi, è importante insomma dare continuità a quello che abbiamo fatto la prima giornata, quindi a una vittoria. E la partita la prepariamo come tutte le settimane, allenamento dopo allenamento, impegnandoci. E niente, ci mancano ancora 2 allenamenti a domenica, quindi stiamo sul pezzo, concentrate. No, beh, secondo me, anche dopo aver vissuto l'anno scorso, che eravamo più ferme che altro in campionato, secondo me è un po' un contro, tra virgolette, perché magari il campo ti aiuta a dare quella continuità ed essendo una squadra per la maggior parte nuova, quindi giocatrici nuove, giocando trovi il ritmo di gara o comunque le giocate, puoi provare ancora di più quello che comunque provi nell'allenamento. Quindi, come ha detto Miriam, magari giocare ci faceva bene per quanto riguarda anche mentalmente stare sul campionato, perché giochi una partita, poi stacchi una domenica e dopo riprendi l'altra partita, diciamo non è la stessa cosa, però noi ci stiamo lavorando allenamento dopo allenamento, quindi sono sicura che saremo pronte per domenica, per la sfida che secondo me, spero, come ha detto anche Serena, sia una sfida, una gara piacevole, perché poi secondo me la partita è fatta dai. Se calciare 20 volte in porta e la palla dentro, gli altri calciano una volta e fanno gol. Non è una partita che puoi prevedere prima, però
Penso che questo sia un bel derby, come ha detto anche Serena, un derby molto sentito con due squadre ben organizzate, perché anche il Brescia nel mercato estivo ha comunque fatto degli acquisti importanti, quindi secondo me sarà una bella sfida da vedere. Volevo chiedervi se vi ispirate a qualche giocatrice di Serie A, magari, se avete una giocatrice di riferimento. Allora, una giocatrice in particolare no, mi piacciono molto le qualità di Parisi, centrocampista, di Caruso, una mia grande amica, non, diciamo, ispiro a qualcuno no, però comunque stimo molto queste due giocatrici. E per quanto riguarda il calcio maschile, dicevo a loro qualche sera fa, che secondo me Barella in questo momento è uno dei centrocampisti più forti in circolazione e quindi mi piacerebbe tanto essere come lui, quantità e qualità in tutte le parti del campo. Io anche, come Miriam, personalmente non mi ispiro ad un modello femminile, diciamo, standard, ma mi piace Giacinti perché è l'ultima a mollare, secondo me. E lo dimostra in nazionale, lo dimostra anche con il Milan. Quindi mi piace il suo atteggiamento. E per quanto riguarda il calcio maschile, è Lautaro, che diciamo anche lui è l'ultimo a mollare in campo, quindi mi piace proprio l'aggressività, il fatto che ci mette tutto se stesso, no? Facendo vedere la maglia di Lautaro, se non si è... Prima avevamo un collezionista di Eccola, maglie, gli avrebbe fatto molto piacere vederlo. Ecco vediamo. qua. Quindi, diciamo, il mio giocatore preferito è lui. Poi la cosa che volevo chiedere era relativa alla riforma dell'anno prossimo, soprattutto per quanto riguarda la Serie A. Che va a incidere anche nel campione di Serie B di quest'anno, ovvero il fatto che in Serie B quest'anno soltanto una squadra verrà promossa. Come vi ha, diciamo, lasciato questa notizia? Nel senso che secondo me siete entrambe, giocate entrambi in squadre che possono lottare per la promozione. Chiaro che un conto è se ci sono due posti, un altro conto se ce n'è soltanto uno. Cioè, il vostro stato d'animo qual è stato quando magari avete saputo questa cosa, porca miseria, ci hanno levato un posto, ora sarà complicato, oppure dai, arriviamo prime, che ce la possiamo fare. Spero anche io cioè, che sia dura. La prima cosa che ho pensato è che insomma quest'anno sarà difficile perché una è sempre più difficile. Però penso anche un'altra cosa, penso che se dovessi guadagnare sul campo la Serie A, quindi vincere un campionato, mi piacerebbe sempre arrivare prima e non festeggiare una promozione. Ok, sì, è sempre una promozione, però essendo arrivata seconda, quindi da una parte è una cosa penalizzante, da una parte è una cosa magari che può essere stimolante, nel senso che ok, vinco il campionato, so prima, vado in Serie Io più o meno la vedo come Miriam, cioè anche perché comunque questo comporta anche aumentare il livello di Serie A. Questo appunto avendolo vissuto personalmente l'anno scorso, quando vai ad affrontare determinate squadre, diciamo si vede la differenza e secondo me se devi portare il campionato appunto ad essere un campionato professionista non puoi cioè hai bisogno che tutte le società siano pronte a farlo perché deve essere un campionato equilibrato, quindi sotto questo punto di vista secondo me è stata una scelta giusta. Poi ovviamente dispiace perché una sola squadra è difficile per tutte, come io in estate dicevo che faccio, vado via da San Marino, sale San Marino, sale il Como, sale il Bari, sale il Brescia, cioè hai in mente 300 idee che anche nel calcio mercato estivo ti vengono in mente, però io penso che ognuna di noi deve pensare a far bene lì dove si trova, e poi indipendentemente dalla promozione, se
se tu stai bene sia dentro che fuori del campo e fai bene, magari riprovi il prossimo anno. Però io spero che comunque questa riforma porti davvero il professionismo in Italia, che è quello che serve ad oggi. Voglio chiedere, che cosa direste voi a una bambina, dato che io poi lavoro con i bambini, quindi mi interessa questa cosa, cosa direste a una bambina che si approccia al calcio femminile, cioè nel senso che vuole diventare calciatrice? Cosa direste voi? Un consiglio? Io sì, più o meno la stessa cosa, che nel corso della carriera, nel corso del percorso, ci saranno tante difficoltà, sia, come diceva Sere, di pregiudizi, e, di persone che ti diranno: ma sei donna, giochi a calcio, non è la stessa cosa, le solite domande, no? Che però gli infortuni che nel corso delle varie stagioni, insomma, della vita calcistica ci saranno. Che però che credo che se una persona vuole una cosa e si impegna con tutte le sue forze per ottenerla, alla fine la ottiene. Quindi io le direi che se quello è il suo sogno, il suo obiettivo, che se vuole fare quello può farlo, anche se questo comporta tanti sacrifici. Sì, io più o meno la stessa cosa, cioè, perché penso che ognuna di noi è arrivata ad oggi seguendo queste tracce, perché io penso che se ci fossimo fermate al primo ostacolo, parlo anch'io personalmente che magari vengo da un paesino che veramente sono più gli animali che le persone, quindi per me essere stata, cioè, a giocarmi la Serie A, ad essere oggi qui comunque in una società importante, diciamo che è stata davvero solo perché era una cosa in cui credevo e soprattutto che credevano anche i miei genitori. Quindi io più che parlare con i figli, quando sono tra virgolette piccoli, parlerei anche un po' con i genitori di non ascoltare tutti i pregiudizi che ci sono sul calcio femminile, ma anche sul calcio in generale, di non cercare di convincere la propria figlia a magari praticare un altro sport perché è uno sport categorizzato solo per gli uomini, o è uno sport che non è abbastanza seguito, è uno sport che non ti porterà da nessuna parte, non ti porterà un lavoro. Io gli direi appunto ai genitori di lasciare al bambino di crescere in questo ambiente ed essere lui a scegliere comunque quello che vuole fare da grande, perché se ha passione per questo sport andrà avanti da solo, se invece vede che comunque questo sport ad un certo punto non le dà più quello che magari le dava all'inizio, allora sarà lui stesso a rinunciare, però di continuare appunto a inseguire il suo sogno, se questo appunto è quello che vuole fare. E ovviamente i sentiti ringraziamenti anche ad Alison Rigaglia e Miriam Picchi, giocatrici invece del Como Women, che saranno appunto avversarie poi di Serena. Grazie mille ragazze, buona serata. Grazie Grazie, mille. buona serata. Grazie mille. Ciao, buona serata a tutte. Buona Ciao. serata.